Intanto la bretella, cioè la famosa bretella statale sulla 19, che è uno dei pezzi di rottura del sistema. Ho sentito oggi il cantiere, ci sono solo 3 giorni di ritardo sul cronoprogramma, quindi si dovrà chiudere il giorno 7 novembre. Se non ci sono eventi climatici importanti che bloccano il cantiere, intorno al 10-12 novembre dovrebbe essere riaperta la bretella 19. Per quanto riguarda invece le ferrovie, lunedì dovrebbe essere riaperta la strada ferrata Palermo-Agrigento. Per quanto riguarda la Palermo-Catania, la ferrovia sulla Palermo-Catania verrà riaperta nel weekend dei morti, cioè o l'1 o il 2 novembre. Sulla 18 stanno continuando i lavori di drenaggio, sgombero e messa in sicurezza della frana sulla 18, però si cammina solo una sola carreggiata. Si spera nel giro di altri 15-20 giorni si possa procedere su entrambe le carreggiate. Allora, l'investimento complessivo sul trasporto ferroviario c'è sul lato binari è di 3,8 miliardi, di cui la buona parte è già in circolazione, vedete il passante ferroviario di Palermo, la velocizzazione del Gastrico Vesterbuono, la velocizzazione del Palermo Agrigento, il nodo ferroviario di Catania, questi sono tutti già cantieri aperti in operazione. Manca ancora la parte relativamente sulla Bicocca a Gira, là si sta pensando di capire se continuare su quel tipo di intervento o investire invece soldi su velocizzazione sull'asse del binario unico Palermo-Catania, che potrebbe portare il treno, che però in questo momento sulla Palermo-Catania ha un tempo di percorrenza di 2 ore e 47, intorno alle 2 ore e 20, 2 ore e un quarto. Alcuni interventi su sottopassi, sulle stazioni, sui passaggi a livello e sulla velocizzazione della rete potrebbero aumentare di molto le performance del treno Palermo-Catania.